Ma quanto è banale 72 Seasons dei Metallica? È la frase che sento dire più spesso da quando è uscito questo disco. Ma è proprio così? Io sono Rambleo e divulgo musica e oggi parliamo dell'undicesimo album dei Metallica, ovvero 72 Seasons. 77 minuti di disco. Questa cosa mi ha terribilmente spaventato. Parliamoci chiaro, per un disco thrash metal effettivamente è un po' difficile da buttare giù. I Metallica mi avevano ingannato con Lux Eterna, un pezzo che durava scarsi 3 minuti e 40. Probabilmente quello lì è il pezzo migliore del disco. Successivamente, nei singoli che sono venuti poi man mano di Metallica, si è notata un'escalation continua di minuti che aumentavano sempre di più. Difatti, l'ultimo singolo pubblicato è stato appunto 72 Seasons, che dura 7 minuti e 39. Ok, ragazzi, capiamo che cosa sta succedendo. Effettivamente è tanto. Effettivamente potevano snellirlo. Effettivamente potevano arrivare più al sodo. Ma effettivamente cosa? I Metallica non devono dimostrare più niente a nessuno. Band fondata nel 1981 che ha fatto la storia del thrash metal non deve dimostrare assolutamente nulla a nessuno. Quindi se decidono di fare un disco che dura 77 minuti, bella per loro. Di certo non devono essere i Metallica che devono risollevare il metal. Loro hanno già dato quello che dovevano dare negli anni 80. Poi vabbè, si sono adagiati negli anni 90. Tutto quello che volete, ma i Metallica hanno già dato il loro, sia chiaro. Hanno anche una casa discografica apposta, dove pubblicano, dove registrano, fanno tutto con la loro casa discografica. Quindi sono totalmente liberi anche dai vincoli discografici. Quindi, di cosa stiamo parlando? I Metallica possono fare quello che vogliono, che a noi piaccia oppure no. Di certo 72 Seasons non può essere assolutamente paragonato a Master of Puppets. Io amo questo disco, come è stato anche all'inizio trascurato e trattato malissimo il Black Album, che io amo alla follia. Death Magnetic, il disco che ha portato la Loudness War, un casino è successo quando è uscito quel disco lì, proprio perché i Metallica alla fine fanno quello che vogliono loro, Non c'è neanche da fare paragone con i primi dischi dei Metallica, tipo Kill Em All, o anche lo stesso And Justice For All. Sono dischi completamente diversi con 72 Seasons, anche se con questo disco i Metallica comunque hanno voluto celebrare, diciamo, tutta la loro carriera, e in questo disco si sentono degli echeggi dei vecchi dischi. Ho sentito anche tanta monotonia anche nella batteria di Lars Ulrich. La batteria di Lars Ulrich è un tu-pa-tu, tu-pa-tu-pa. Si sente qualcosa, tipo qualcosa di hardcore, di punk hardcore all'interno di Lux Eterna, che appunto, secondo me, è la migliore traccia. Uno, perché è molto snella, quindi quello che deve dire lo concentrano nei 3 minuti e mezzo, 3 minuti e 40. La traccia più lunga, ed è quella anche più criticata attualmente, Innamorata. Già dal titolo qualcuno si è risentito. Canzone lunghissima, probabilmente la canzone più lunga dei Metallica, dura 11 minuti. Qui parliamo di un pezzo tirato da quando inizia fin quando non finisce. È una martellata in faccia all'inizio ed è una badilata dietro le orecchie fin quando non finisce. Ed effettivamente è difficile da buttar giù. Difatti questa è l'unica pecca di 72 Seasons. I Metallica hanno sempre fatto pezzi che comunque arrivavano sui 6-7 minuti, ma riuscivano comunque a destreggiarsi facendo dei cambi di dinamica, togliendo uno strumento, mettendo un altro strumento, creando più attenzione all'interno del pezzo. All'interno di 72 Seasons è tutto molto dritto. Ripeto, i Metallica non devono dimostrare niente a nessuno. Queste sono mie considerazioni personali sul disco. E nel frattempo che io ne parlo, scrivimi sotto tra i commenti che cosa ne pensi di questo disco. E abbiamo parlato delle cose negative, parliamo delle cose positive, di ciò che mi è piaciuto. La prima cosa che veramente mi è piaciuta sono stati i riff veri del thrash metal. Io ero in treno l'altro giorno ad ascoltarlo ed un continuo fare così tutto il tempo, non riuscivo a fermarmi, è veramente godibile. I suoni anche mi sono piaciuti, non però sulla batteria. La batteria mi è sembrata un po' troppo squillante, anche lo stesso rullante di Lars fa sempre pe, pe, pe. C'è questo suono un po' stridulo, ma mi piace tanto la voce, mi piacciono tanto le chitarre come sono registrate. Buona però la cassa, quella sì che spinge. Ora facciamo due ascolti per capire meglio. Non farò ascoltare tutta la canzone, ma giusto un pezzettino. Qui sotto in descrizione ti lascio il link Spotify a tutto il disco di 72 Seasons dei Metallica, così tu lo ascolti con calma. Ascoltiamoci Too Far Gone. Il pezzo inizia già sparato dritto. Difatti quello che cambia molto spesso all'interno delle canzoni di 72 Seasons sono l'intro. Gli intro sono tutti diversi, tutti molto variegati.
senti adesso. Senti i riff come iniziano a partire. A me questa velocità mi fa impazzire, questa velocità. Questo molto anni 90. Alla fine ripercorrono tutto il loro percorso in questo disco. Senti qua, che almeno come differenza la batteria. Però almeno ti tiene un attimo il pezzo in tensione prima di arrivare al ritornello. E parte il riff iniziale. Spettacolo. Gli assoli di Kirk Hammett sono tutti uguali. Cioè, uguali, molto simili comunque. Adesso andiamo su un pezzo un po' più lungo. Chasing Light, che è un pezzo che anch'esso mi è piaciuto. Dura 6 minuti e 45. Senti questo controtempo che c'è. Vedi che non è comunque un tempo dritto. Siamo a 30-40 secondi e siamo ancora nel primo intro, eh. Ecco, ora inizia il pezzo. Poi dici, ok, è iniziato il pezzo. Come ti dicevo prima. Cos'è questo? Tipo il terzo intro. Ancora anni 90. Ora aumentato di velocità. Preparando per il ritornello, diciamo. E il riff diventa ancora più bello. Madonna, che bello! Mamma mia, ma che pezzo è questo qua? Quanto mi gasa! Mamma mia! No, mi tira scemo sto pezzo. È arrivato il momento di guardare il disco. Andiamo a vederlo. Il concept del disco, così come è stato strutturato, ovvero questo tipo di digipack, proprio perché è in cartoncino tutto il disco, vi dico la verità, è un pelino scomodo. Prima te li facevano in plastica, era comodo utilizzarli, aprivi e prendevi il CD. Però adesso effettivamente questa troppa plastica è meglio evitarla e quindi si sta usando il cartoncino. Molto particolare questo concept che vedremo a breve. Già lo vediamo benissimo qui nel 72 con James Hetfield, qui che ci vede proprio appunto, guardate bene, gli occhi che sbucano sulle righine messe apposta. La copertina è una bomba, la culla bruciata, la culla in fiamme proprio, un'infanzia finita. Non c'è il nome Metallica come solito, ma c'è solamente la M. Aprendolo troviamo il nome 72 Seasons. Giriamo e troviamo appunto James Hetfield. Qui invece c'è un'altra foto di Lars Ulrich, una foto invece di Robert Trujillo e invece una foto qui di Kirk Hammett. Adesso ti parlo anche di questo. Le foto sono un po' particolari, nel senso che sono belle, perché sono comunque belle foto, e ti fanno vedere appunto quanto siano cresciuti comunque i Metallica e fanno risaltare appunto le rughe, la stanchezza, la barba bianca. Invece qui, come hai appena visto, c'era questo adesivino che era appunto nella carta appunto che ricopriva tutto il CD. Però non è che posso attaccarlo sul cartoncino, cioè se un giorno voglio toglierlo mi strappo tutto, quindi ho deciso di tenermi la targhettina a parte. E qui invece abbiamo la scaletta di 72 Seasons con il nome del produttore, ovvero con Greg Fidelman, con, vabbè, Hetfield e Ulrich, che alla fine avranno più deciso loro su cosa si doveva registrare o meno. Tutto giallo con la M, facci caso, la Blacknet, ovvero la loro casa discografica, perché tu sai benissimo che i Metallica hanno una loro casa discografica dove fanno tutto. Credo che solo la distribuzione sia affidata a una casa discografica esterna. Andiamo a sfogliare il librettino, ancora con questi oggetti bruciati, dove ci sono tutti i testi delle canzoni.
qua abbiamo una pila di vinili bruciata su Innamorata. E infine qui abbiamo tutti i credits. La cosa che mi ha fatto più specie, vediamo se riesco a fartela vedere, sono, come posso dire, il fan club. Ricordate il fan club che potevi mandare le letterine? E infatti qui c'è il proprio l'indirizzo dove si trova il fan club dei Metallica. Sto male, sto malissimo. Ripeto, un po' scomodo, è bello da vedere, per aprirlo, prenderlo, rimetterlo a posto. Chiamatelo lo Yellow Album, chiamatelo come volete. Sta di fatto che 72 Seasons è un discone difficile da buttare giù, ma sono sicuro che con qualche ascolto in più si riesce anche a capire quello che i Metallica volevano trasmettere con questo disco. Tu cosa ne pensi di 72 Seasons? Fammelo sapere qui sotto tra i commenti. Se questo video ti è piaciuto, ti chiedo anche di lasciarmi un like e di seguirmi e di attivare la campanellina per non perdere nessun video. Questo video è finito e noi ci vediamo alla prossima. Ciao 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 ciao!